Siamo nel cuore dell'Irpinia, una terra immersa nel verde che ci regala scorci meravigliosi sulle sue origini antichissime. Irpinia, dove convivono storia, leggende e cultura. In questa vallata, a 750 metri di altitudine, si trova il piccolo borgo medievale di Rocca San Felice, sviluppato su un promontorio roccioso alle pendici del castello. Sorto in epoca longobarda come baluardo tra i due ducati, quello di Salerno e quello di Benevento, il paese con i suoi 843 abitanti conserva intatto il suo fascino medievale. Tra i vicoli del borgo e ai piedi della rocca si respira la storia con la S maiuscola. In piazza San Felice si trova l'antico portale di accesso al borgo, inglobato oggi nel Palazzo De Antonellis. Al primo livello sono visibili una serie di arcate. La prima costruzione è avvenuta intorno all'850 d.C. Gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse, ricavate dalla roccia, i portali in pietra locale e i davanzali scolpiti grezzamente. Tutto contribuisce allo scenario suggestivo e pieno di memorie. Oggi il silenzio abita nelle stradine del borgo. Camminando su queste pietre, non si può sfuggire al fascino e alla suggestione che ruotano intorno al tiglio secolare nel centro del paese, piantato durante la rivoluzione partenopea come simbolo di libertà. A margine della centrale piazza San Felice si trova la Fontana Monumentale Pubblica. Realizzata nel 1749 in Largo Croce, è stata smontata e rimontata nel luogo attuale nel 1866. In stile classicheggiante, eroga ancora oggi acqua potabile dalle bocche presenti su tutti e quattro i lati. Le mura in pietra visibili nell'immagine svolgono una funzione di contenimento e delimitazione delle scale che conducono alla chiesa madre, dedicata a Santa Maria Maggiore e costruita in origine intorno al XII secolo. Quell'edificio venne purtroppo completamente distrutto dal violento terremoto del novembre 1980. L'attuale chiesa, con l'imponente campanile, è frutto dell'accurata ricostruzione del 1991. Sono state mantenute le pietre locali per la muratura esterna. È visibile il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale, con i nomi di tutti i paesani che Rocca ha sacrificato nel conflitto. Rocca è un paesino molto curato, pulito, scenografico e caratteristico, con le sue stradine in pietra e i terrazzini fioriti, in estate di gerani rossi. E tra le case e per i vicoli, il profumo dei piatti tradizionali. I visitatori potranno assaporarne il gusto negli accoglienti ristoranti e locande. La storia di Rocca San Felice viene suddivisa in due periodi: quello della Mefite, VII secolo a.C., e quello del borgo medievale, 848 d.C. L'antichissima frequentazione della Valle d'Ansanto si può attribuire al fatto che la Mefite, una sorta di laghetto caratterizzato dalla presenza di gas solforosi, venne considerata sia dagli antichi popoli italici che dai romani come la porta dell'inferno, a causa appunto dei mefitici gas velenosi in grado di uccidere gli incauti. Il centro della Valle d'Ansanto è occupato da un'area pianeggiante arida, desolata, grigiastra, con chiazze gialle zolfo e priva di vegetazione. Soltanto una pianta, la Genista anxantica, sfida le esalazioni crescendo a ridosso del cratere della Mefite, una pianta così unica e particolare da non essere presente in altri luoghi. I gas solforosi provenienti dal sottosuolo a contatto con l'acqua la fanno ribollire in superficie, originando esalazioni gassose, rumorose e tossiche,
perché ricche di anidride carbonica ed acido solforico. Un fenomeno unico al mondo. Chi volesse visitare la mefite deve esercitare grandissima cautela. Avvicinarsi troppo al sito è davvero molto pericoloso, sia per l'aria resa irrespirabile dai gas provenienti dal sottosuolo, come per la possibilità di restare intrappolati. Quando si prende la via del fossato, ci giunge alle narici un acre odore di uova marce. È l'acido solfidrico, estremamente velenoso. Non a caso si sono verificati diversi decessi, di animali, certo, e purtroppo anche di persone. È quindi assolutamente obbligatorio mantenersi a debita distanza. Migliaia di turisti vengono ogni anno ad osservare questo posto unico, spesso accompagnati da un personaggio particolare che veste quelli che erano gli abiti del guerriero di un tempo chiamato il Sannita. Il laghetto ha un perimetro di circa 40 metri e una profondità non superiore ai 2 metri. A tutt'oggi è meta di studiosi. I pascoli ricchi di zolfo lungo il crinale contribuiscono con le loro erbe uniche alla produzione di uno tra i formaggi italiani più prestigiosi, il famoso pecorino di Carmasciano. Meglio conosciuto come Carmasciano, è un formaggio prodotto con il latte di pecora laticauda dalla coda larga, una razza a rischio di estinzione e presente soltanto sull'Appennino campano. Il formaggio si chiama Carmasciano perché si produce nella zona di Carmasciano. Prende il prodotto dal il nome dal territorio in cui viene prodotto. Il Carmasciano è preferibile consumarlo con almeno 6 mesi di stagionatura. Da 6 mesi il periodo migliore è da 6 mesi a un anno, è proprio il maggior numero. Però noi facciamo anche stagionature di 3 e anche di 4 anni. Quindi il Carmasciano venduto fresco non è, diciamo che non è un prodotto eccellente, anche se è buono, è morbido, è magnifico, però la sua peculiarità l'acquista dopo i 6 mesi di stagionatura. Le caratteristiche del Carmasciano sono condizionate dalla qualità delle erbe che crescono nell'area della mefite e che conferiscono un gusto unico a questo formaggio di origine antica, legato allo straordinario territorio della Campania, troppo spesso sottovalutato. Siamo nella valle dell'Ofanto e del Sele, in un percorso fatto di natura preservata con cura e di spiritualità. Un'area ricca di complessi monumentali religiosi che richiamano epoche antiche, in cui il tempo del culto scandiva anche il tempo dei campi. Nel borgo, in una delle palazzine restaurate, si trova il Museo Civico. Qui viene custodita parte dei reperti archeologici ritrovati nel territorio comunale. Nelle vetrine all'interno del museo sono stati esposti, tra gli altri e dopo un accurato lavoro di pulizia e restauro in laboratorio, 13 oggetti metallici, tra cui attrezzi e utensili vari, 3 frammenti in vetro, 2 oggetti in osso lavorato,
6 monete e circa 150 manufatti in ceramica di uso quotidiano. Il museo è visitabile su appuntamento. Il borgo medioevale occupa la parte più antica del centro storico di Rocca San Felice. Vi si arriva percorrendo una stradina il cui imbocco è semi nascosto dal tiglio. Il silenzio, quasi mistico, e i panorami meravigliosi sono davvero suggestivi. Il castello domina la sottostante valle occupata parzialmente dall'abitato di Rocca San Felice che circonda il castello. I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, parte delle mura difensive, la torre cilindrica principale, detta donjon, delineandone anche il percorso di accesso. Il donjon, con il suo diametro di 10 metri, era il fulcro del castello. Questa torre cilindrica fu eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive, sia cilindriche che poligonali. Il donjon viene edificato sulla roccia utilizzando la tecnica del riempimento a sacco. Due cortine di pietre elaborate, spessore complessivo 2,5 metri, che formavano la facciata interna ed esterna. Il paese Castellum Sancti Felicis, nella documentazione medievale della seconda metà del 1600, viene già chiamato Rocca Sancti Felicis. Il primo termine indica la morfologia del luogo, mentre San Felice è riferito a Santo Patrono. Un'antica leggenda narra che intorno al castello vaghi il fantasma di Margherita d'Austria, consorte di Enrico di Svevia, figlio di Federico II. Secondo la leggenda, quest'ultimo, intorno al 1236, avrebbe imprigionato il figlio Enrico nel castello di Rocca San Felice. Durante il trasferimento presso il castello di Nicastro, Enrico morì. Così pare che il fantasma della bella dama bianca Margherita d'Austria si aggiri ancora tra le mura della rocca nelle notti di luna piena in cerca del suo amato Enrico. Ma è solo una leggenda affascinante, secondo gli storici. I secoli che sono passati dalla sua costruzione hanno lasciato il loro segno sul castello. Intemperie e terremoti ne hanno danneggiato gravemente le possenti mura e oggi si possono vedere solo i ruderi che consistono nei resti di una cisterna, di una torre principale e di un'antica porta di accesso. E come ogni anno, nel penultimo fine settimana di agosto, Rocca San Felice chiude le sue porte al presente e con un tuffo nel passato diviene nuovamente il borgo antico. Sono le feste medioevali, un autentico viaggio nel tempo. L'amministrazione comunale ha sempre dimostrato grande impegno per offrire ai visitatori il meglio delle proprie possibilità. A Rocca, in questi particolari giorni dell'anno, storia e cultura vanno a braccetto con l'atmosfera di festa. Nel mese di agosto di ogni anno, nell'organizzare le cosiddette feste medievali, ci abbiamo 4 giorni in cui il paese cambia aspetto. Le persone che vengono sono contente di come vengono organizzati e delle risposte che anche dal punto di vista, diciamo, ludico vengono date, vengono, oltre a far assaggiare, approfittiamo queste feste i prodotti nostri tradizionali, i cosiddetti patti, prodotti agroalimentari tradizionali. Questo nostro contesto urbanistico, questa nostra tipologia rurale venga rispettata e venga indicata come guida e come esempio per tutti gli altri paesi. Noi ci teniamo molto a valorizzare il nostro patrimonio culturale, il nostro patrimonio artistico e lo facciamo con una manifestazione che da anni ormai sta avendo un grande successo non solo in provincia di Avellino ma direi a livello nazionale. Puntiamo sugli artisti di strada, puntiamo sulla tradizione locale, puntiamo sull'intrattenimento ma anche e soprattutto direi sulla cultura.
tra gli stretti vicoli del borgo, tra personaggi caratteristici e storie antiche, tra mercatini e fiere, si rinnova la magia delle tradizioni del passato, qui ancora così presente e vivo e che richiama migliaia di persone provenienti da ogni parte d'Italia. Noi veniamo da Massafra, provincia di Taranto, e siamo degli appassionati per quanto riguarda questo genere. Siamo stati anche in altre occasioni a Nocera Umbra e siamo felici di aver trovato qui veramente una disponibilità unica in tutti i sensi. Abbiamo anche gustato alcune pietanze tipiche e diamo un augurio dei migliori a che questa manifestazione si ripeta per tanti anni ancora. Grazie. Atmosfera magica e cordiale. Dalla sensibilità di questi animi romantici che hanno saputo preservare il meglio del passato è nata la meravigliosa arte del ricamo locale. Sembra che ricamare fosse anche il passatempo preferito delle nobili dame del Cinquecento. Da allora tanti e tanti anni hanno cambiato usi e costumi. Eppure quest'arte non è tramontata, anzi, è stata tramandata di generazione in generazione. Impegnativo, anche perché lavorando tutti i giorni, questa è una passione che coltivo da anni, da quando avevo 13 anni. L'intero borgo, dal castello alla piazza San Felice, diventa una magnifica scenografia dove arte, gastronomia tipica, buon vino, musica e atmosfera contribuiscono a creare uno scenario unico. La nostra storia vive nei nostri cuori, con la passione per la vita semplice, eppure così autentica. Il patrimonio di storia e natura che le nostre terre conservano è la linfa vitale di questo nostro paese, unico e tanto amato. Rocca San Felice, dove il Medioevo incontra gli anni 2000.